Mi ha rivelato un segreto. Questo periodo ha un solo verbo, ha rivelato. Il soggetto, egli, è sottinteso, in questo caso lei, ella, visto che è una ragazza. Mi vuol dire a me e risponde alla domanda a chi, pertanto è complemento di termine. Un segreto risponde alla domanda che cosa? E pertanto è complemento oggetto. Mi ha rivelato che ha un piede con 6 dita. Al posto del complemento oggetto un segreto è stata inserita un'intera proposizione che ha un piede con 6 dita. Abbiamo in questo periodo 2 verbi, ha rivelato e ha. La sbarretta va messa come sempre prima del che. Mi ha rivelato è la proposizione principale, che ha un piede con 6 dita è una proposizione subordinata di primo grado, essendo l'unica, non serve neanche che facciamo lo schema a blocchi, esplicita in quanto il verbo è al modo indicativo. E a quale domanda risponde che ha un piede con 6 dita? Alla stessa domanda a cui rispondeva un segreto, cioè che cosa? Pertanto questa proposizione, che svolge il ruolo di complemento oggetto, viene chiamata proposizione oggettiva. Spero sempre, è la principale, di avere degli studenti diligenti è una proposizione subordinata in quanto introdotta da una preposizione. Di primo grado in quanto l'unica subordinata presente, è implicita in questo caso in quanto il verbo è al modo infinito. Spero sempre che cosa? Di avere degli studenti diligenti. Siccome questa proposizione risponde alla domanda che cosa, è una proposizione oggettiva che fornisce il complemento oggetto alla principale. Se per la subordinata soggettiva abbiamo detto che i verbi sono verbi impersonali, invece per la subordinata oggettiva dobbiamo dire che i verbi che la reggono sono sempre verbi personali, cioè che hanno una persona, io, tu, egli e così via. La proposizione subordinata oggettiva può essere retta da verbi di significato dichiarativo, come dire, affermare, proclamare, informare, raccontare, scrivere, o da verbi che indicano percezione, ricordo, come vedere, sentire, capire, udire, da verbi o locuzioni verbali che indicano opinione, come credere, reputare, pensare, ritenere, giudicare, supporre, da verbi o locuzioni verbali che indicano volontà, desiderio, speranza, come volere, desiderare, sperare, ordinare, proibire,